Luigi Gianfranco. Signor Bruci, si accomodi, prego. Chi è questo? Sente la ripresa televisiva? No, no. Quindi anche il signore non deve essere ripreso. Vuol dare le sue generalità per cortesia? Bruci Gianfranco, nato a San Casciano, 27540. Presidente? San Casciano, via Mattoncetti 14. San Casciano. Vuol leggere quella formula, signor Bruci, per cortesia? Bruci, gli occhiali. Consapevole della responsabilità morale e giuridica e assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Dello sportello. Ecco, vuol rispondere per cortesia alle domande che le faranno il pubblico mistero e poi i difensori? Prego. Signor Bruci, lei che attività svolge? Ora a pensione. Lei in pensione. Prima della pensione che cosa che attività svolge? L'idraulico. Faceva l'idraulico. Aveva un negozio? Sì, una bottega con gli operai. Una bottega. E oltre l'attività di idraulico vendeva anche materiale? Sì, alla Sambuca Val di Pesa, sì. Che tipo di materiale? Edili idraulici. Edili idraulici. A Sambuca, non... No, a Sambuca, sì. Il negozio era a Sambuca? Della vendita. Ecco. Il magazzino dell'idraulica a Mercatale. Il magazzino dell'idraulica a Mercatale. Senta una cosa, lei ha mai conosciuto il signor Facciani? In paese, sì. In paese, perché lei abitava e abita a Mercatale. E la, in quali occasioni l'ha conosciuto? Solo di vista o anche... No, quando due o tre volte è venuto in bottega e poi anche ai bar l'ho vista a volte, sì. E quando veniva in bottega, per quale motivo veniva? Una volta si fece un lavoro del dolce a casa in Piazza di Popolo. Faceste un lavoro, cioè chiese la sua collaborazione di idraulico per un lavoro di dolce in una sua casa in Piazza del Popolo. Piazza del Popolo. Ricorda l'epoca? Non lo ricordo. No, me lo ricordo. Senta una cosa, lei il suo negozio vendeva sportelli per il gas? Li prendeva alla Sambuca e li portava su a Mercatale. Se qualcuno glielo chiedeva. Se qualcuno me lo chiedeva, Sento una cosa, in un appunto che è stato trovato in possesso di Facciani, sempre sul blocco Schizenbrunnen, dico per la Corte, che possiamo, se necessario, verificare, ma per quello che riguarda il test, la cosa è molto semplice. In un appunto scritto da Facciani si dice che avrebbe acquistato uno sportello del gas nell'anno 81 al prezzo di lire 18.000 nell'81. Lei ricorda, se lo può ricordare, di aver venduto uno sportello simile? Mi sembra di sì, però la data non me lo ricordo. Non se la ricorda. Senta una cosa, le è stato chiesto dalla polizia di poter... di cercare se aveva documenti, fatture su questo? Sì, andò con un carabiniere giù al magazzino della Sambuca e si fece delle fotocopie, delle fatture, degli acquisti. Dell'acquisto. Sono ora, li produciamo, ma fatture di vendita a Facciani in cui la prova delle 18.000 lire non le ha trovate. Perché probabilmente sarà stato uno scontrino fiscale quello. Quindi lei non l'ha trattenuto, comunque, essendo passato anni, non ce l'ha. Lei però ha fatto una verifica con il suo fornitore per vedere se il prezzo di uno sportello del gas nell'81 di 18.000 lire era congruo? Si verificò con qui il carabiniero poliziotto, se andò in magazzino. Sì. Forse il prezzo era lì, sì, grosso modo. Ecco, però lei... La verifica mi sembra sia andata in modo diverso, ora gliela rileggo, sì, forse sì, lei in questo momento sì. Non lo ricorda. Sì, sì, sì. Lei dice una prima volta, posso affermare che nell'anno 81 il prezzo di una porticina per il gas non era certo di lire 18.000, bensì si aggirava sulle 10-12.000 lire, sì. Quindi non è la stessa cosa, no, quasi no. La metà
Si ricorda? Sì, sì, me lo ricordo. Poi lei fu invitato a fare un controllo dal suo fornitore, si ricorda? Sì, e il suo fornitore le disse che... La domanda. Qual ricorda se il suo fornitore, dove lei comprava questi sportelli, nell'anno 93 le disse qual era il prezzo degli sportellini? Mi sembra sulle 25, mi sembra, Lei fece questa attività e in un verbale lei ebbe come notizia sulle 20. Poi c'era, 25 e compresa IVA. Ecco, le fu possibile quindi attraverso questo meccanismo, cioè 25.000 nel 93, avere la conferma che... Infatti a me sembrava meno nell'81, mi sembrava meno però... Meno di 18. Non lo so. Tutto qua. Lei dice, secondo questo meccanismo che ha fatto, 25 con IVA nel 93, 18 nell'81, è un po' difficile. Lei aveva detto che per lei... Sì, infatti... Per lei, e questa è la contestazione, era 10-12 mila. Sì, io non ho altre domande. Volevo per la Corte, se non lo ricordano, andare... Il blocco è esattamente datato 13 luglio 81, il momento in cui sarebbe stato fatto questo acquisto. Lo possiamo controllare agli atti. Bene. Non ho altre domande. Signori avvocati di parte civile, avvocato Fioravanti, prego. Nel prezzo di vendita di questo sportello poteva anche essere compreso il telaio? Sportello è unico. Ecco, quindi lo sportello dai prezzi risulterebbe all'ora di 12.000 lire, compreso di tutto il telaio e l'armamento. I sportelli per gas sono unici. Cioè, ecco, io volevo che lei mi precisasse questo, che è il prezzo del 93, 25 più IVA, poteva essere anche 12, ma compreso lo sportello, 6.000 lire, compreso l'armatura dentro. Ma gli sportelli di casa sono tutti completi, non c'è lo sportello a solo e te l'hai a solo, si vendono tutti non completi. Non si vendono separati, avvocato. Non si vendono separati, ma no. Si fanno fatture distinte, cioè voci distinte nella fattura. Io non credo, poi non lo so. Ecco, ma conferma lei che era luglio 81? No, io confermo per come lo ricordo. Non se lo ricordo. Chi ha mandato lei a mettere lo sportello? È andato lei oppure? No. Io, a me sembra sia venuto a prenderlo in bottega. C'erano per caso i fratelli Bellini che lavoravano con lei? Ma a me sembra siano già andati via, perché 11 anni fa andarono via. 11 anni fa siamo vicini all'81. Mi sembra siano andati via 11 anni fa. 11 anni fa sono nell'83. Vabbè. Noi diciamo 81, lui dice penso, non ha detto mica con certezza. Io non lo so, no. Io ho chiesto se i fratelli Bellini lavoravano erano con lei. Erano miei dipendenti, poi sono. Ecco, erano suoi dipendenti, grazie. Senta, mi scusi, questi sportelli sono tutti uguali, non sono più grandi? No, sono più grandi e più piccoli. Ah, quindi ci sono, quando uno è più grande costa un po' più. Quindi lei non sa, questi sportelli, non sa che com'era questo sportello. All'epoca mi sembra erano 50 per 70 per lì, la norma per il gas. Sono più piccoli. O sono diminuiti più piccoli, sì. E poi per i più grandi. Come? Sono anche più grandi. Sì, ma all'epoca il Consa che voleva la misura 50-70 verso gli anni lì. Senta, lei comunque di questa circostanza della data ha sempre detto non ricordava nulla, non lamentava nulla. E ora, così, voce dal sempre uscito, ora, ho detto ora, no, così, abbiamo detto nel voce 1900... dal sempre uscito come prima risposta che lei ha dato al pubblico ministero, ha detto che secondo lei, per quel che ricordava ora, poteva essere delle 18.000 lire. Io non è che voglio che lei me lo conferma a tutti noi. Lei ha detto prima che poteva essere 18.000 lire. A me personalmente c'è un altro dato il processo avvocato ma poi la contestazione si è corretto sì certamente anzi, ma chiedo, c'è un dato chiedo di depositare due me personalmente all'epoca mi sembrava meno poi già di riferimento questo qua è stato murato c'è la signora che l'ha detto quando è stato murato se era questo presidente posso presidente no, avvocato Fioravanti dunque lo sportello chiudeva un vano
per doppio contatore e no, quindi no, poteva essere anche più grande? No, sportelli sono per un contatore solo, se no sono due sportelli. No, qui c'erano due contatori in quella buca, non so, quindi poteva non so. Essere anche più grande. Quelli sono per un contatore solo, se no sono due sportelli. No, qui c'erano due contatori in quella buca, non so, quindi poteva non so. Essere anche più grande dello sportello normale, perché non c'è mica una misura sola. Se no, senta, ha messo anche le docce lei? Sì. Sempre con i fratelli Ballini? Mi ricordo che operaio ci andava a metterle, non lo so. Ecco, no, quindi ha messo anche le docce. Sì, c'è la fattura, l'idea della fattura. Grazie. Altre domande, signori? Può andare, grazie. Buongiorno. Ma io volevo sapere chi c'era ancora.